Salve a tutti, vediamo una partita abbastanza stagionata in questo video. Stiamo parlando del 1922 con il torneo di Hastings, che ha visto sei dei più forti giocatori del tempo battagliarsi senza tregua. In questa partita abbiamo Aliekhin, già fortissimo a quel tempo, contro un altro del suo calibro, Efim Bogoliubov. Entrambi sono stati acerrimi avversari, anche in seguito quando sono sfidati per il titolo di campione del mondo. Ma in questo caso la partita è veramente sensazionale. Siamo verso la fine del torneo e Aliekhin deve giocare per vincere. Vediamo quindi cosa si è inventato. Questa partita Bogoliubov gioca con il bianco e Aliekhin con il nero. È una partita sin da subito tesa perché Aliekhin ha bisogno di vincere e gioca la difesa olandese con questa spinta in F5. Attenzione perché il re qui comincia a sentire un po' di correnti d'aria per via di questo spiffero che avviene su questa diagonale. Un'apertura che permette al nero di controllare in parte il centro con un attacco dal lato, ma espone forse il re a qualche rischio di troppo in apertura. Ok, si prosegue con C4, non è la più giocata. Di solito il bianco va con la spinta G3 in modo da affiancheggiare questa alfiera, arroccare abbastanza in fretta e poi eventualmente sfruttare eventuali debolezze sul lato di re del nero. Ad esempio, la variante probabilmente più giocata è qualcosa del genere. Ok, comunque Bogoliubov esce un pochino dal seminato, gioca C4 per controllare questa casa. Ok, si prosegue con cavallo F6, mossa classica G3, quindi il bianco si riporta nuovamente su questa idea di fiancheggiare l'alfiere E6 alfiere G2 come previsto, e ora solitamente con una struttura di questo tipo uno può pensare di mettere a punto lo Stonewall ponendo pedoni D e C in queste due case. Questo è molto solido, blocca molto bene l'iniziativa di questo alfiere sulla grande diagonale, però lascia un pochino le case scure deboli. Qui per entrare nello Stonewall di solito si gioca C6 per preparare questa spinta successiva, perché ora il bianco sta controllando questa casa con il pedone C. Viceversa, Aliekhin gioca una mossa un pochino poco comune, alfiere B4 con scacco. Sembra una mossa di sviluppo, però il bianco subito frappone l'alfiere e controbatte, minacciando di cambiare i pezzi. Questo potrebbe far perdere tempo al nero. E qui potrebbe pensare di difendere l'alfiere con la donna, però in quel caso la donna potrebbe rimanere in qualche modo esposta o provocare ulteriori cambi. In realtà l'idea di Aliekhin è quella proprio di cambiare gli alfieri. Gioca alfiere per D2, che il bianco riprende di cavallo sviluppando il pezzo. E ora è abbastanza ovvio che l'idea di Aliekhin non è quella di giocare lo Stonewall, perché avendo cambiato gli alfieri campo scuro risulterebbe molto più difficile difendere le case a campo scure, che si troverebbero abbastanza deboli dopo queste due spinte. Pertanto si ritorna su una variante un po' più classica con cavallo C6, attacco immediato a questo pedone. Ora l'opzione di difenderlo col pedone è abbastanza brutta perché renderebbe le case chiare un po' troppo colabrodo. Pertanto Bogoliubov sviluppa il cavallo e difende il pedone centrale con questo. Entrambi arroccano. E ora D6 per dare un po' d'aria a questo alfiere. Quindi la grande diagonale viene in qualche modo resa chiusa con la presenza di questi due pezzi. L'alfiere presumibilmente si svilupperà verso il centro. E qui il bianco gioca donna B3. L'idea è abbastanza buona perché tiene un occhio su questa casa. Non è che impedisca immediatamente alfiere D7 perché la cattura poi sarebbe alquanto nefasta per il bianco. Ad esempio, se il nero decide di spostare l'alfiere, il pedone è un po' avvelenato perché dopo donna per D7, per B7 c'è torre B8 e il nero guadagna. Ottimo controgioco con questa torre su una colonna apertissima. Ecco perché in alternativa a donna per B7 subito è meglio prima togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sempre cercare di togliere di mezzo questo cavallo per poi catturare entrambi questi pedoni e creare più sfascello all'avversario. Il cavallo si sposta per difendere, attacca la donna, sfrutta
Donna C3, il bianco mantiene in qualche modo una certa iniziativa in questa variante. Ecco perché per il momento questo pedone viene rimasto con la difesa dell'alfiere e Aliekin viceversa sposta il re da questa linea d'attacco, probabilmente più pericolosa. Si prosegue con donna C3. Ora la donna è abbastanza attivata, mantiene sempre un certo attacco a raggi X sul re avversario. L'altra alternativa poteva essere qui spingere immediatamente D5, cercare un'apertura al centro che forse vedrebbe il bianco favorito, potendo magari attivare in fretta le torri. In questo caso il cavallo è minacciato, non ci sono buone case dove poterlo muovere, probabilmente la meglio è cambiare qui. Il bianco risponde con C per D. Ora il cavallo va mosso per forza, cavallo E5, e il bianco è il primo a passare veramente in attacco con le torri. In ogni modo, come detto, viene giocata donna C3, a cui è il nero viceversa che può passare all'attacco e qui giustamente Aliekin, dopo questa mossa di donna, spinge in E5. Sembra un po' un suicidio questa mossa perché se vedete il pedone è attaccato da tre pezzi bianchi, quindi sembra in presa. In realtà c'è la donna che rimane sovraccarica, difatti nel caso di per E c'è questa ricattura del nero che apre questa linea d'attacco e la donna non può più attaccare questo pedone pena la perdita di questo cavallo. Quindi giustamente qui Bogoliubov deve gestire il problema di questa eventuale cattura, che potrebbe scompigliare alquanto il centro del bianco fornendo una mossa di vantaggio al nero. Anche la spinta quindi 5 non sembra troppo opportuna, perché comunque lascia al nero opportunità di contrattacco e in particolare permetterà al nero probabilmente in futuro di spingere in E4, costringendo il bianco a delle manovre non proprio ortodosse per mantenere la posizione in vita. Ecco perché Bogoliubov è costretto a giocare in qualche modo E3, costretto un po' perché si indebolisce la struttura pedonale. Però almeno con questa mossa riesce a difendere ottimamente il centro e a crearsi meno problemi. Infatti ora in caso della spinta E4 il gioco rimane più chiuso e più tranquillo per il bianco. Comunque Aliekin gioca A5. Ok, una volta che questa tensione al centro sembra dover rimanere attiva, si pensa quindi di cominciare ad attaccare sul lato di donna, che il bianco risponde con B3. Ora attenzione, c'è possibilità di un possibile avamposto, quindi il bianco deve stare un attimo attento a quello che gioca. Questa spinta forse non facilita molto la situazione del bianco, che al momento potrebbe anche pensare di avanzare ulteriormente questo pedone. Il problema per cui non può farlo è che il bianco può rispondere spingendo in B4 e mantenendo la colonna A chiusa, cosa che altrimenti sarebbe un buon vantaggio per la torre nera. Ok, ad ogni modo, donna E8. Attenzione, la donna nera sembra intenzionata a portarsi l'attacco sul lato di re, quindi stravolgendo nuovamente l'idea d'attacco del nero. Quindi questo cambio continuo dei fronti potrebbe mettere in crisi l'avversario. Qui viene giocata A3, come previsto si va a bloccare questa casa per il cavallo e possibilmente si potrà anche pensare di spingere il pedone B in B4, cercando di aprire la colonna, cosa che per il momento, visto che c'è ancora l'alfiere nel mezzo, potrebbe essere a vantaggio del bianco. Però Aliekin gioca donna H5, attacco quindi sul lato di re immediato. Ci sono varie idee qui, tra cui quella di giocare cavallo G4 e poi spingere in E4 per scacciare il difensore da H2 con possibilità di matto. Qui Bogoliubov ragiona in modo difensivo e gioca H4, cosa che neutralizza quasi completamente l'iniziativa di questa donna. Non è possibile per il momento alcuna spinta di rottura, anzi, ci vorranno diverse mosse per prepararle. E l'unico problema di questa cosa è che si crea la casa G4 come ottimo avamposto per il cavallo nero. Dovrebbe essere una debolezza, a lungo termine. Ad ogni modo, Aliakin la sfrutta subito, gioca il cavallo
in G4, si prepara ancora un attacco su H2 qualora in futuro fosse possibile la spinta G5. Bianco risponde con cavallo G5, questo cavallo anch'esso sembra abbastanza pericoloso, però per il momento non reca troppi problemi. Una casa di ritirata ce l'ha, una possibilità sarà quella di spingere in F3 per scacciare questo fastidioso cavallo nero qualora servisse. Ok, vediamo un po', se il nero spinge in H6 cercando di togliere questo cavallo, cosa che non è stata giocata, come detto il cavallo può ritirarsi in H3 e ora il tentativo di sfondamento però va a cattivo fine, perché il bianco non è obbligato a riprendere, può sfondare al centro, dopodiché avanza con questo cavallo e è un problema proprio per la linea di attacco che il bianco si è riservata alla propria donna. Questo però ne resta inchiodato, non facile da difendere. Quindi il bianco ha un maggiore attacco sulla diagonale che compensa possibilità di attacco del nero sul lato di Recoda. Tra l'altro non molto probabile, anche perché si è nuovamente unito alla difesa il cavallo in F3. Ok, ecco perché qua Liekin gioca alfiere D7, prova a sviluppare l'alfiere, non c'è più minaccia su B7, quindi nessun problema. Si prosegue con F3, viene scacciato il cavallo di Liekin che torna quindi tranquillamente in F6. Sembra che il bianco abbia perso questo avamposto, però i pedoni... Sembra che il nero abbia perso questo avamposto, però i pedoni del bianco non sono piazzati proprio ultimamente. C'è un po' troppa area sul re, questo può essere una debolezza e favorire l'attacco del nero. Qui che fare? L'idea di Boguliubov è giocare F4, come ha fatto in partita, cercando un forte attacco sul pedone 5 per una possibile apertura della diagonale sul re nero. In realtà questo non è proprio il top della gamma, il problema è che si nuovamente concede questa casa avamposto al cavallo e stavolta non c'è più nessun pedone che lo possa scacciare. Ad ogni modo prima c'è da risolvere il problema centrale e lo si risolve facilmente spingendo in E4, questo blocca anche l'iniziativa dell'alfiere. Ora effettivamente l'idea di giocare cavallo G4 è sicuramente nelle corde del nero. Boguliubov gioca torre F di 1, l'idea potrebbe essere spingere in C5 e cercare l'apertura della colonna D per l'attacco, ma Liekin prima scaccia il cavallo con questa H6, il cavallo si deve togliere di mezzo, quindi non c'è più fastidio, è possibile anche eventualmente se il bianco riuscisse a aprire un po' di colonne o diagonali di attacco, e ora si gioca D5. Ok, l'idea è quella di evitare i problemi di questa spinta. Dopo D5, anche se il bianco spinge, chiude tutto al centro e Liekin non si deve più preoccupare di difendere in queste case. Che fare? Qui se il pedone viene preso va male perché c'è C per D5 e ora cade questo pedone perché la donna è attaccata e non può rimanere a difenderlo. Quindi il bianco sceglie cavallo F1, una mossa abbastanza brutta da vedersi, però d'altra parte questo cavallo non è che avesse grandi sbocchi al momento, ha tutte le case chiuse e probabilmente una mossa parzialmente difensiva come questa potrà servire, anche perché eventualmente ci potrà essere un riciclo del cavallo in H2 per difendere G4 da eventuali scorribande del cavallo avversario. Ok, cavallo E7, si rafforza la posizione del nero su D5, ora è concesso l'occupazione dell'avamposto in G4 e tra le altre cose c'è anche la possibilità di spingere in A4 per cercare di sfondare questo pedone. Se il pedone poi viene spinto c'è la possibilità di catturare in G4 e in qualche modo portare un cavallo in D5. In pratica, ad esempio, se il bianco gioca una mossa del genere, il nero può spingere e o qui si cambia, in tal caso il nero guadagna in sviluppo, se viene spinto c'è questa cattura, dopodiché è impossibile impedire a un cavallo di andare in D5 e creare scompiglio tra le file avversarie. Ecco perché Boguliubov gioca a 4 per bloccare questa iniziativa.
Il problema di questa mossa è che si lascia un altro avamposto per il nero sotto forma della casa B4. Quindi cavallo C6, il cavallo si appresta a ripiombarci. Ottima questa casa perché poi permette anche l'accesso a D3. E ora torre D2. Il bianco comincia a sviluppare le torri. C'è possibilità di movimento in tutte le direzioni. Se si aprisse una colonna, queste torri ci andrebbero a nozze dentro. Il problema è che non si apre nessuna colonna, viene giocata subito cavallo B4. Nuovi avamposti possibili per il nero sotto questa configurazione. E ora effettivamente il bianco sembra essere un po' a corto di mosse. Ancora l'idea di questa cattura non è ottimale perché semplicemente il nero cattura e guadagna un tempo sulla donna. Poi diventa un problema anche mantenere la difesa del pedone E. Per cui alfiere H1, anche qui una mossa quasi d'attesa, vediamo che succede perché okay, il bianco non può aprire facilmente i giochi ma neanche il nero sembra poterlo fare. Il vantaggio di Aliekhine però è di avere a disposizione diverse debolezze strategiche da poter sfruttare sotto forma di avamposti per i cavalli. Per questo gioca donna E8 con attacco su questo pedone. Infatti sarebbe stata ancora un po' presto cercare mosse come cavallo di 3 perché questo cavallo non ha bersagli, può venire subito scacciato dal cavallo avversario. Viceversa con la mossa donna E8 il nero si riaffaccia nuovamente un attacco sulla ridonna, quindi un altro rapido cambio di fascia d'attacco e il bianco deve far fronte a un'altra minaccia. Il problema qui è che potrebbe pensare il nero di giocare questa cattura, di modo da eventualmente portare la donna bianca in una casa svantaggiosa in C4, oppure il bianco dovrebbe perdere questo pedone. Vediamo di fatti che succede, perché qui ora stanco di essere attaccato, Bogoliubov gioca torre G2, che è una mossa abbastanza inquietante perché blocca il proprio alfiere nell'angolo. Però l'idea è quella di spingere in G4, magari dopo aver sostenuto il pedone con il cavallo, e eventualmente aprire questa linea d'attacco per la torre sul re avversario. Il problema è che è una mossa abbastanza lenta, difatti Aliekhine fa tempo a catturare questo pedone. Ora se il bianco riprende di pedone cade H4, A4. Se il bianco riprende di donna, c'è cavallo FD5, questi due cavalli si sostengono a vicenda, attacco sul pedone, difesa di C7, il nero ha il pieno controllo della partita. Per questo Bogoliubov decide di cambiare catturando questo pedone e lasciando questa impresa. È una concessione in qualche modo che però gli permette di avere un po' più sbocchi offensivi. E qui gioca come previsto cavallo F2 per spingere il pedone. La manovra tuttavia è ancora lenta, Aliekhine riporta l'alfiere indietro, rinforzando G4 e ora preparandosi eventualmente a sfruttare questo poderoso pedone passato. Cavallo D2, bianco prova a riportare il cavallo in una posizione più attiva, magari per difendere l'avanzata di questo pedone. Ora che fare? Perché il problema è che non può essere spinto immediatamente questo pedone. Aliekhine gioca qui B5 con l'idea di minare questo pedone. E al solito se il pedone si toglie di mezzo c'è sempre l'opportunità prima o poi di giocare questa mossa, di scacciare la donna, guadagnare tempi eccetera. Ok, come deve quindi reagire qui Bogoliubov? Gioca cavallo D1. Porta un altro pezzo a cercare di bloccare questa avanzata dei pedoni. Non è una situazione facile però, perché ora effettivamente una volta che si è tolto il cavallo da F2, il nero può porre il proprio in D3 e eventualmente minacciare l'avanzata effettivamente di questi pedoni. Ora quali sono le opzioni? Perché qui la spinta B4 sarebbe abbastanza letale per il bianco, per cui in caso di C per B5 il nero riprende dal fiere, ora questo pedone libero sembra impresa ma in realtà non lo è, perché dopo questa cattura c'è la mossa a cavallo di 5 che guadagna un tempo sulla donna. Ora per difendere la torre bisogna
presumibilmente portare la donna nell'angolo oppure in A3. Se il bianco si prova a togliere il problema della torre in presa catturando per primo, cioè donna per torre, la donna si trova nera su una posizione d'attacco, la donna bianca si deve muovere per A4, il nero guadagna una quantità di tempi non indifferente portando tutti i pezzi in attacco grazie all'esposizione della donna avversaria. Quindi probabilmente effettivamente è meglio giocare donna A3 qui per difendere la torre, però c'è comunque il cambio. Dopodiché una posizione simile, la donna bianca si ritrova nei guai e potrà venire attaccata ad esempio con torre A8. Quindi in ogni caso, se il bianco cattura, lascia l'opportunità al nero di dilagare con un attacco incredibile. Ecco perché qui Bogoliubov prova a prendere subito, prima che si aprano i giochi, con queste mosse. Il problema però è che qui c'è la spinta B4, cosa che ora è possibile grazie alla difesa del cavallo. Ok, che cosa fare? Se viene spostata la donna, al nero è concessa la torre, o comunque l'unica opzione è giocare donna 1, a cui segue torre per torre, donna per torre, donna 8. Ora la donna è praticamente intrappolata, è costretta al cambio e il nero si ritrova con una posizione d'attacco invidiabile. Quindi la donna non sa da muovere, il bianco prova a cambiare le torri, c'è sempre il problema di questa cattura in E8. Ok, che fare qui? Perché un'opzione sicuramente è quella di catturare la torre con la donna, al che però il bianco sposta la propria, la mette al sicuro e la donna a quel punto serve anche per bloccare gli ingressi della donna avversaria in attacco. Aliekhin decide di valorizzare al massimo questo pedone passato e cattura la donna avversaria. Niente problemi, il bianco può ricatturare la donna nera per mantenersi in parità. E ora il problema è che effettivamente sembra il bianco possa catturare in F8 con scacco, guadagnando un tempo. Quindi in qualche modo il nero sembra forzato a ricatturare o con la torre o con gli altri pezzi. Però se torre per E8 ad esempio, c'è cavallo per C3 e si perde questo prezioso pedone in attacco. Ecco quindi l'idea clamorosa di Aliekhin. Secondo voi che mossa può aver giocato? Tenete conto che i cavalli sono probabilmente il pezzo peggiore per difendere da possibili promozioni di pedoni passati, proprio per come muovono sulla scacchiera. Qui difatti Aliekhin ha giocato l'incredibile pedone C2, lasciando la propria torre in presa e preparandosi a subire pure lo scacco della cattura. Ora, è chiaro che però questo pedone poi è praticamente impossibile da fermare, e già in qualche modo lo è, perché anche se viene bloccata questa casa di promozione con cavallo B3, poi il pedone può comunque catturare l'altro cavallo. Quindi questo pedone fondamentalmente non si ferma. Ok, in qualche modo Bogoliubov si arrende a questa circostanza, da scacco, e si sposta, e ora c'è minaccia di promozione o cattura di cavallo, per cui dovendo subire una promozione il cavallo si sposta, almeno il bianco perde il meno materiale possibile. Pedone promuove a donna e attacca il cavallo, anche qui mossa forzata per evitare di perdere il pezzo cavallo F1. Ok, facciamo un po' il punto della situazione. Ancora la posizione è abbastanza pari, perché alla fine, ok, il bianco ha promosso, ma il nero ha promosso, ma il bianco si trova con due torri di vantaggio, quindi materiale tecnicamente abbastanza pari, anzi il nero ha un pedone in meno. Però la posizione d'attacco è formidabile e tutti questi pezzi in difesa non stanno giocando. Ok, qual è la mossa successiva di Aliekhin? Perché deve riuscire a concretizzare prima che il bianco possa riuscire in qualche modo a liberarsi. Infatti c'è l'opportunità eventualmente poi anche di spingere o cercare altri giochi d'attacco, ad esempio sulla colonna H. Qui Aliekhin ha giocato cavallo 1, mantiene l'iniziativa, porta un cavallo ad attaccare la torre e si prepara eventualmente a sfruttare F3 come avamposto.
Ulubov quindi è costretto a spostare la torre per non perdere materiale. Sembra in qualche modo che questa alfiere possa cominciare a respirare, ma la sua via è ancora tarpata alla grande. Il problema è che ora Nero riguadagna il pedone, che ha in meno donna per c4. E qui si prepara ad attaccare in massa questo cavallo. Il problema di difendere questo pezzo è che il bianco ha pezzi troppo congestionati. Anche giocare in seguito alfiere g2 sarebbe mal di poco per il nero, perché lo può cambiare subito e poi questo cavallo non lo si difende. Ok, per questo motivo viene giocata quindi torre b8, anche per far rientrare la torre in gioco. E ora per l'appunto alfiere b5. Minaccia su questo cavallo. Come fa il bianco a difendersi? Qui l'idea principale potrebbe essere quella di giocare cavallo via d2, in modo da coprire questa casa. Però segue donna c1 con minaccia di scoperta, qualora il cavallo si muove, e attacco su questo cavallo. E a questo punto è un po' tardi per tornare indietro. Ad esempio, in f1, perché c'è comunque cavallo f3, e qui si ripropone il matto, sempre grazie a questi due attacchi. Il problema è che qui è scacco, quindi il bianco deve difendersi dallo scacco e prenderà matto alla mossa successiva senza appello. In pratica qui il bianco non può spostare il cavallo, è costretto a sacrificare la qualità per fermare il matto. Donna per b5. Se vedete, tutte queste mosse erano quasi forzate da parte del bianco, quindi grande Aliekin a calcolare tutte le possibili varianti. Ok, Bogoliubov prova a spingere in g4 per cercare di sfondare e liberarsi da questa morsa dei pezzi neri. Però segue cavallo f3 scacco. Il doppio e non si può permettere certo di perdere altro materiale. Bogoliubov quindi cambia l'alfiere sul cavallo. E ora G per F5. A quanto pare il bianco vuol provare a attaccare ancora. È sempre congestionato perché questa torre non ha vie di sviluppo, però una possibile manovra potrebbe essere quella di cercare di attaccare F3. Il problema è che sta al nero che gioca donna E2. Una mossa un pochino arrischiata perché si mette sulla linea d'attacco della torre. Tuttavia è tutto calcolato. Sembra qui che il bianco si possa liberare facilmente muovendo il cavallo in g4, attaccando la donna. Ok, il nero a questo punto dovrà ovviamente spendere un tempo per salvare la donna. Ok, magari poi il bianco cambia il cavallo, alleggerisce la situazione e potrebbe anche sopravvivere. Niente di tutto ciò, la donna è sacrificabile. Cavallo per g4. Difatti, nuovamente Aliekin sfrutta la prepotenza dei propri pedoni con pedone F per E2. Ricattura la torre, minaccia la promozione, promozione che non può essere fermata perché il re non può andare in F2 a difendere. Il cavallo, anche se si sposta, non impedisce la promozione, quindi giochi chiusi. Ecco perché viene viceversa giocata D5. Difatti il bianco è un po' in zugzwang qui, non ha mosse papabili che gli possono permettere di risolvere il problema. Ora che fare? Ad esempio, Aliekin qui poteva giocare pure cavallo per d5, perché anche se il bianco poi ha questa opportunità, ora non c'è più cavallo per g4, però allo stesso modo c'è f2 scacco. Bianco può recuperare di cavallo perché altrimenti sarebbe stato semplicemente in presa. E ora cavallo per E3. Il nero comunque attacca. Questo cavallo non è difendibile, quindi si deve cambiare. Donna per si minaccia questo pedone e stavolta non è difendibile per davvero. E il nero con la donna riesce facilmente a averla meglio poi dei due restanti pedoni che sono abbastanza poco coordinati tra di loro. Tuttavia, con calma, Aliekin gioca re g8, una mossa quasi d'attesa. Difatti, il bianco che c'ha da fare qui non può muovere nessun pezzo. È costretto a fare mossettine come ad esempio h5. Re h7, Aliekin attende. E ora che fare? Se viene spostato il cavallo in h1 per aprire questa linea, c'è al solito cavallo g4. Non si ha paura di perdere la donna perché poi il pedone promuove dai due. In questo modo non c'è scampo. L'altra opzione poteva essere muovere la torre, ad esempio in H3.
Non che serva a granché perché c'è comunque cavallo g4. Stavolta è il cavallo in f2 a essere inchiodato perché blocca il matto di donna in g2. Quindi niente da fare. Buguliubov è costretto a giocare 4 mettendo questo pedone praticamente quasi in presa. E difatti può essere preso subito. Ok, sembra che effettivamente ora si possa usare questo trucchetto, questa mossa giocata, effettivamente per via di questo attacco, ma la donna nera si sposta e cattura il cavallo e ora ha sotto tiro tre pedoni isolati che sono impossibili da difendere. Una giocata di 6, mossa quasi della disperazione, che perché ora sembra che si possa liberare la torre, ma cominciano a cadere veramente pezzi. Qui il pedone viene preso. F6, preso anche questo. L'unica cosa che ottiene il bianco qui è la scoordinazione dei pedoni avversari, sono tutti isolati o doppiati, ma a poco serve perché ora il vantaggio materiale del nero comincia a essere molto tangibile e c'è da difendere questo pedone, cosa che non è per niente facile. Difatti, se ad esempio l'unico modo è portare la torre in H4, il nero poi ha gioco facile. Ad esempio qui, dopo questo scacco, il bianco è costretto in breve a perdere un pezzo, visto che entrambi sono minacciati e non si possono difendere a vicenda. Ok, bene, quindi giocatore 2. Buona idea cercare qualche controgioco, perché il bianco, se rimane in difesa, chiaramente perisce, però donna e 2, si minaccia matto. E questo è un ottimo sacrificio. Ancora una donna lasciata in presa da parte di Aliekhin, numero incredibile di sacrifici in questa partita. Se la torre si sposta senza accettare il sacrificio, c'è matto, quindi non è che ci sia molto da fare qui. Si prende e c'è il solito trucchetto di cattura di cavallo oppure promozione. Stavolta il bianco può impedire la promozione perché F2 non è difesa, ma mal di poco. Si ritrova in questa posizione con la partita persa perché il nero ha un pedone passato e lo può gestire con il proprio re. Infatti, anche se i re si avvicinano, a questo punto basta dare scacco e il re bianco sarà costretto a retrocedere lasciando strada al proprio avversario. E difatti qui Bogoliubov ha abbandonato. Un'idea poteva essere mantenere in difesa di questo pedone il re, provando ad attaccarlo, però se lo va a prendere, poi il nero dilaga completamente sull'ala di re, può catturare questo e far strada al proprio pedone per la promozione. Quindi presumibilmente re 3 per mantenere la difesa, però si va a minacciare questo pedone. Ora la sua caduta sarebbe rovinosa, il bianco può provare a prendere questo pedone, ma il nero fa fuori l'altro e ora la via per la promozione a questo pedone F è completamente spianata. Quindi giustamente Bogoliubov, senza alcuna speranza, ha dovuto gettare la spugna. Ok, gran bella partita di Aliekhin, una partita veramente densa di elementi strategici molto interessanti, con pedoni passati che diventano delle lame nei fianchi dell'avversario, una donna tuttofare che attacca da entrambi i lati, appunto questi attacchi strategici portati a destra e a sinistra della scacchiera in modo rapido, che hanno lasciato l'avversario veramente in mutande, possiamo dire. Il tutto poi condito da questi possibili e anche realizzati sacrifici di donna continui. Ok, gran bella partita, per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima, a presto e ciao ciao!